Pino Insegno lo scorso anno è tornato in Rai dopo un periodo di assenza, e questo ritorno ha causato numerose polemiche data la sua vicinanza a Giorgia Meloni. Un ritorno in pompa magna con tanto di preserale su Rai 2, preserale su Rai 1, e promessa di una prima serata. Quest'ultima al momento è stata posticipata, mentre i due preserali li ha portati a casa. Sto parlando del Mercante in Fiera e di Reazione a Catena. Ospite da Mia Cera na TV Talk, Pino Insegno ha confessato che proprio il Mercante in Fiera su Rai 2 è stato l'unico sbaglio fatto in 42 anni di carriera. Ho ricevuto attacchi superficiali, la mia vittoria non è la sconfitta di un altro, certe volte c'è stato un attacco gratuito nei miei confronti e me ne dispiaccio come uomo. Ho sempre considerato il fatto che la gente mi conosce da 42 anni, ho sbagliato un programma ma in 42 anni ho sbagliato solo quello. Parlo del Mercante in Fiera. Quello sì è stato un errore ma lo rifarei, questo errore mi ha portato a rifare Reazione a Catena. Il Mercante in Fiera era un preserale di Rai 2, un campo difficile, andava contro il TG1 e il TG3. Su Italia 1 era andato bene, ci abbiamo provato con tutta la volontà cercando di rifare un buon prodotto. Ma nonostante questo quello che mi ha dato fastidio è stato attaccato l'uomo, non al programma. Tornavo a casa col cuore stretto. Ho chiuso tutti i social perché la gente scrive senza volto e offende, offendono me, la mia famiglia. Sono pochi, però fanno male, con Reazione a Catena, invece, pare abbia trovato un giusto equilibrio e come sottolineato proprio a TV Talk batte sempre la concorrenza della ruota della fortuna.